21 maggio 2021, ammonizione 9. Amare i propri nemici. La città di Gubbio aveva paura del lupo cattivo. Non divorava solo gli animali, ma seminava terrore anche tra gli uomini. Gli abitanti della città giravano armati per difendersi da lui. Era un nemico e bisognava abbatterlo. Persino il sacerdote, nelle prediche domenicali, lo usava come paragone per parlare del diavolo. Povero lupo, pensavo. Magari lui aveva solo fame e se avesse trovato qualcuno che gli dava qualcosa da mangiare, non avrebbe fatto più così tanta paura. Seppi della cosa e trovai il coraggio di andargli incontro. Lo raggiunsi nel bosco, dove si nascondeva dalla gente. Andai armato solo di carezze. La bestia mi veniva incontro con la bocca spalancata, correva verso di me. Avvicinatosi un po' oltre, mi osservava incuriosito. Poi, con voce sicura, io gli dissi: «Vieni qui, frate lupo. Io ti comando da parte di Cristo che tu non faccia male né a me né a persona alcuna». Appena che ebbi fatto il segno della Santissima Croce, quel terribile lupo chiuse la bocca e arrestò la sua corsa. Poi gli feci cenno di avvicinarsi e, incredibile a dirsi, come un agnello mansueto si gettò ai miei piedi. La storia la sapete tutti. Chiesi al lupo di fare pace con gli abitanti di Gubbio, ma ottenni anche dalla gente la promessa che si sarebbero presi cura del lupo. La cura, un termine inflazionato in questi tempi, ma poco compreso. Sappiamo prenderci cura di noi stessi, del nostro corpo, del nostro futuro a venire, delle nostre occupazioni, tutti intenti ad assicurarci un buon futuro. Ma quanto invece ci prendiamo cura degli altri? È la mancanza di cura che crea il nemico. Essa fa crescere il tasso di ostilità nel sangue. Quante malattie dell'anima e della mente nascono per mancanza di cura. Capite? Il nemico non è un estraneo. Il nemico è uno di noi. È una nostra creazione. Il nemico nasce e si nutre con la nostra velenosa indifferenza. Egli è il primo che ha bisogno delle nostre cure. La superbia e l'invidia che lo dominano sono la sua malattia, che lo costringe ad una vita violenta e incapace di relazioni buone. Ti prego, fratello, quando sarai davanti al tuo nemico, vagli incontro, amalo, amalo veramente. Quel bruciore che sentirai nel fondo della tua anima non è per le offese da lui ricevute, ma è l'effetto di una medicina che sta sanando il tuo cuore dall'indifferenza. Dentro te è Cristo che sta soffrendo, e se nel tuo dolore saprai riconoscerlo, egli risorgerà nuovamente, vincerà in te, e la tua ferita si rimarginerà. Tu, che eri lupo, ora sei un vero uomo.